Buongiorno e benvenuti nella cucina ayurvedica di Nadesh. Sono Didier e oggi saremo un po' insieme per preparare alcune ricette tradizionali dall'India e vedremo come fare per avere degli ingredienti sani e genuini. Oggi vi proponiamo il paneer fresco, dunque una cagliata di formaggio fatto da voi stessi in casa, facilissimo da fare, gli ingredienti sono ovunque, dal lattaio al supermercato, e dunque abbiamo preparato qui del latte fresco intero. Abbiamo bisogno di un telo che ci servirà per filtrare il siero del latte e poi metterlo sotto peso, e dei limoni che andremo poi a spremere. Ok, versiamo il nostro latte, i 2 litri, in questa pentola a fondo spesso, mi raccomando, anche perché le pentole leggere fanno attaccare il contenuto dentro, e mettiamo a fiamma alta per dare la possibilità di bollire il latte più velocemente possibile. Mentre abbiamo lasciato il nostro latte bollire, sempre tenendolo d'occhio, vi faccio vedere adesso l'altra ricetta che vi proponiamo, che è sempre una ricetta estiva, si chiama lassi, è una bevanda a base di yogurt, ma che può essere fatto in un'infinità di modi. Guardiamo i nostri ingredienti, yogurt al naturale, compatto, non deve essere liquido, è importante, anche perché a livello di nutrizione è meglio. Poi abbiamo scelto della frutta di stagione, lamponi, ma voi potete usare altro tipo di frutta, l'acqua naturalmente, questo tipo di zucchero, ho scelto di farvi vedere questo zucchero che non è comunemente nel mercato, e spiegheremo meglio cos'è, e poi del cardamomo e del pepe e qualche goccia di acqua di rose. Abbiamo frullato i nostri lamponi, abbiamo frullato i nostri lamponi, abbiamo grattugiato questo zucchero a tocchetti che avete visto prima, è lo jaggery, zucchero di canna grezzo, e cominciamo a mettere i nostri ingredienti in una ciotola, uno per uno, mettiamo anche l'acqua fresca, ricordatevi che l'acqua è fresca, ma l'Ayurveda non è molto sulle cose ghiacciate, perché in effetti riduce il nostro metabolismo e soprattutto in estate ne abbiamo bisogno. Aggiungiamo tutti i nostri ingredienti insieme. Versiamo le nostre lo zucchero. Sembra un frappè, ma non è a base di latte, è a base di yogurt. Aggiungiamo una spolverata di pepe. Il pepe, naturalmente il piccante, è importante per tenere a bada sempre il nostro metabolismo. Uno dice, ma come faccio? Aggiungo piccante perché aiuta la pesantezza dello yogurt, e poi aggiungiamo la nostra acqua di rose, qualche goccia, e infine vi faccio vedere un aroma che sicuramente tutti voi conoscete, sono i gusci di cardamomo. Allora, così come sono, non ci danno niente, a meno che li cuociamo. Siccome li stiamo utilizzando a crudo, andiamo ad aprirli con un mortaio, li schiacciamo. Vedete? All'interno di questi gusci ci sono dei semini neri, è questo che dà l'aroma caratteristico del cardamomo. Ecco, abbiamo il nostro cardamomo freschissimo. Anche se voi non potete sentire l'odore di questo aroma che viene da questo piccolo guscio, vi consiglio vivamente di acquistare dei semi interi. Tutto ciò che è macinato normalmente perde l'aroma dopo un po' di tempo. E poi prendete questo cardamomo e lo aggiungete al vostro lassi. Giriamo ancora una volta.
E voilà, il nostro lassi è pronto. In questo caso lo mettiamo nel frigo per una mezz'oretta. Poi, prima di consumarlo, bisogna lasciarlo fuori almeno 10 minuti. Non bevetelo subito fuori dal freddo perché non fa l'effetto desiderato. Siamo concentratissimi sul nostro latte che piano piano comincia a bollire. È importantissimo che da questo momento in poi non vi allontanate più dalla vostra pentola. Dunque, lasciamo che prenda bollore, manca poco. Intanto vi faccio vedere quello che sono gli utensili che andiamo ad utilizzare per formare il nostro paneer. Dunque, prendete una ciotola che raccoglierà il liquido, dunque il siero del latte, poi mettete su una griglia così, con piccoli buchini, un filtro. Dopodiché mettiamo il nostro tessuto, questo tessuto che vi ho fatto vedere prima, semplice garza di cotone, molto fine. Appoggiamo per bene, centrata. Potete anche avere una più piccola se ne fate poco a casa per uso casalingo. Sistemiamo bene. Intanto girate a fondo, in modo che il latte non si attacchi. In questo momento è importante che voi non vi spazientite e non vi lasciate distrarre. Questi ingredienti base nell'Ayurveda, come vedete, è laboriosa, ma in un modo o nell'altro noi abbiamo la possibilità poi di avere degli ingredienti base già pronti, perciò non li facciamo lo stesso giorno, soprattutto se non siamo ancora abituati, ci alleniamo prima, li prepariamo prima in casa e poi li lasciamo in frigo perché si tengono 2-3 giorni, 4 giorni. Vi farò vedere poi, una volta che la massa di formaggio è stata preparata, vedremo un attimino come elaborarlo. Il latte comincia a bollire, deve alzarsi, lo facciamo salire, è importante, lo teniamo ancora al massimo. Appena viene su dovete essere pronti a spegnere. Cosa facciamo adesso? Per evitare che sale, l'appoggiamo qui, prendiamo i nostri limoni che abbiamo spremuto precedentemente. Questo è un momento molto delicato. Non mettete tutto il succo di limone in una volta, ma mettetelo lentamente un po' alla volta, perché l'acidità dei limoni è diversa da limone all'altro. E cominciamo a girare delicatamente dal bordo, in modo che la nostra massa, il nostro caglio, il latte cagliato, cominci a formarsi e non lo rompiamo subito. L'indicatore di quando è pronto ce lo dice il colore, il siero che comincerà ad apparire man mano che giriamo, facciamo spazio e vediamo un attimino. Abbiamo messo la nostra quantità, vedete? Il formaggio, questa cagliata si è separata lasciando trasparire questo colore giallino. Fate attenzione a che non diventi troppo verde, perché poi il sapore del formaggio sarà un po' più acido. Niente di male, però diciamo che chi non ama o chi non può prendere cibi troppo acidi potrebbe avere dei problemi. Bene, a questo punto delicatamente prendiamo il nostro formaggio, vedete la cagliata, lo versiamo nel nostro recipiente con la tela. È una magia, è mistica, la cucina è un luogo veramente magico. Il prossimo passo, abbiamo trasferito il nostro paneer, il nostro formaggio, la cagliata, vedete, questo era un panno quadrato, lo raccogliamo gli angoli, lo strizziamo un po', fate attenzione a non scottarvi, ci penserà poi il peso, è giusto per cominciare a creare una formina. Questa è la nostra formina di formaggio fresco, fatto da voi in casa da soli, non dovete andarlo a comprare, comprate solo gli ingredienti. Lo mettiamo qua. Dovete pensare se volete un formaggio fine o grosso, in base a come decidete di averlo, fate la forma che vi conviene di più. In questo caso è una piccola quantità, perciò prendiamo gli angoli, lo avvolgiamo per bene qui, schiacciamo già un po' in modo che diamo la forma, ci scottiamo meno, è già
Una buona cosa che questo tessuto è bello grande, così non ci scottiamo, vi faccio vedere un po'. Vedete, stiamo creando la nostra ricottina, il nostro formaggio, che non è una ricotta, attenzione, e vi spiego perché. Può rimanere una ricotta se noi non lo lasciamo pressare. Se non lo pressiamo diventa una ricotta, un formaggio come una ricotta, perciò lo possiamo in un modo o nell'altro condire come una ricotta. In questo caso noi vogliamo farvi vedere il formaggio pressato. Vedete? Lasciamo qui, così non dà fastidio la forma. Utilizziamo questa stessa acqua per mettere sotto pressione. Premete bene all'inizio, in modo che si toglie tutta l'acqua. Voi potete metterla anche sul lavandino. Ricordatevi che se avete il lavandino ondulato, poi prende la forma ondulata. Dunque dobbiamo avere una superficie bella piatta con su questo peso e lo lasceremo in base al tempo che vogliamo. Più il formaggio lo vogliamo duro e asciutto, più tempo lo lasciamo. Se lo vogliamo più tenero, allora diminuiremo il tempo. Comunque, minimo una mezz'ora sotto peso deve essere fatto, in modo che tutta l'acqua venga via, eh? Così possiamo utilizzarlo in altri modi. Ci occupiamo adesso di un'altra preparazione importantissima che è anche basica nella cucina ayurvedica e che è il chutney. Il chutney semplicemente è una salsa, di solito è una salsa piccante e dolce perché questi due sapori abbinandosi insieme si equilibrano, dunque il dolce con il piccante. E cosa succede? Siccome di solito nella cucina ayurvedica molte preparazioni vengono servite insieme rispettando quello che sono i sei sapori, noi metteremo questa salsina, questo chutney, in aggiunta a quello che abbiamo fatto prima al paneer. Così vedrete un attimino come funziona questo abbinamento. In questa ricetta subentrano delle spezie. Come voi potete vedere qua, abbiamo preparato quello che sono gli ingredienti basici per un piccolo soffritto, un chance come viene chiamato, una miscela di spezie, dopodiché verranno inseriti i pomodori ramati, li faremo pelare, li taglieremo, lo zucchero, il ghee, il famoso ghee, questa è una particolarità che spiegheremo anche più in là, poi abbiamo il sale e cannella, peperoncino, chiodi di garofano, semi di cumino, coriandolo e qualche foglia di alloro. Potete farlo a casa vostra, non è la semplice salsa di pomodoro perché è anche un po' dolce. Dunque è tutto da assaporare. Abbiamo qui il nostro wok, questa è una pentola naturalmente antiaderente, rivestita in acciaio. Ayurveda e mai anche nella cucina in generale si usa di più l'acciaio inox pesante perché non attaccano i cibi. Intanto metto un po' di ghee a far sciogliere, che ci serve semplicemente per soffriggere le spezie, non è una preparazione grassa come si intende, anche perché il ghee, vedremo poi, è un elemento molto importante e fondamentale nella cucina ayurvedica. Sfrigoliamo un po' qui, al minimo, basta anche sull'uno perché non deve fumare. E intanto vi faccio vedere un ingrediente importante per qualcuno che non l'ha mai usato, è lo zenzero. Lo zenzero è uno delle spezie, delle radici miracolose per una buona digestione. In Ayurveda, in molte ricette, troveremo lo zenzero. Naturalmente, ci sono alcuni casi in cui deve essere usato con moderazione e questo è per il tipo ipermetabolico, che ha una digestione molto molto potente e dunque non ha bisogno di essere accelerata perché rovinerebbe, creerebbe bruciore di stomaco, super calore nel corpo, ma anche nella mente, che voi sapete che il cibo causa anche delle trasformazioni a livello mentale. Dunque, come vi dicevo, abbiamo questa radice di zenzero che deve essere scelta fresca. Lo zenzero non deve essere raggrinzito, la pelle bella lucida non va assolutamente conservato nel frigo prima dell'utilizzo perché l'umidità va all'interno e fa marcire lo zenzero, dunque va tenuto fuori dal frigo. Allora, grattugiamo. Raccogliamo il nostro zenzero.
Allora, abbiamo usato la grattugia finissima, quella con cui grattugiamo il formaggio, anche perché evita di avere i filamenti, questi filini grossi, che in un modo o nell'altro poi non sono gradevoli da vedere, ma neanche da mangiare. Di conseguenza, questo non buttatelo via, ma si può usare anche in un infuso. Allora, lo teniamo da parte per adesso perché è uno degli ultimi ingredienti che metteremo prima di mettere i nostri pomodori. Abbiamo acceso la fiamma, abbiamo già fatto sciogliere il ghee, questo burro chiarificato, un miracolo della medicina ayurvedica. Intanto la nostra piastra riscalda, vi ricordate, vi ho detto non bisogna assolutamente far fumare il ghee. Allora, come vi dicevamo prima, cosa abbiamo messo dentro? Mettiamo per prima cosa i semini di mostarda nera, sono semi di senape nera. Questa è la prima spezia che mettiamo perché ha bisogno di un po' più di tempo. Nella modalità di soffriggere le spezie, questa procedura va sempre rispettata. Dobbiamo per forza iniziare da quelle più dure, più secche, perché richiedono più tempo e man mano aggiungiamo quelle in polvere per finire poi agli aromi che si possono mettere direttamente sopra i nostri piatti. Allora, iniziamo a mettere la nostra quantità di semini di mostarda, cominciano già a sfrigolare. È importante che quando li mettete dentro il ghee sia già abbastanza caldo, sfrigoli. Cosa si fa? Quando si riscalda questo, per evitare che cominciano a saltare, a danzare nella padella, nel wok, mettiamo sopra un coperchio. Immediatamente li teniamo dentro perché sono un po' vivaci, sono un po' ribelli. Dopodiché mettiamo il nostro cumino. La cucina ayurvedica non è mai troppo forte nelle spezie. Mettiamo il nostro peperoncino, bello piccante. Il chutney è, ricordate, è sempre piccante. Poi mettiamo i chiodi di garofano. Immediatamente dopo aggiungiamo la nostra cannella, è uno tagliato in quattro pezzettini. E poi aggiungiamo il nostro zenzero. Giriamo, amalgamiamo bene le spezie. Perché mettiamo lo zenzero alla fine? Perché contenendo dell'acqua spegnerebbe troppo il calore che ci serve per fare aprire le spezie. A questo punto mischiamo bene e mettiamo il nostro pomodoro tagliato a pezzettini, triturato. Giriamo bene immediatamente, non lasciate troppo tempo in modo che le spezie salgano, altrimenti si bruciano. È importante, questo procedimento è la chiave per il successo. Sbagliamo il primo passo e possiamo buttare via il nostro chutney o qualsiasi altra cosa cuociamo con le spezie. Dunque, bene, adesso possiamo tenere la fiamma bella viva, vivace, io ce l'ho sul 6-5. A questo punto aggiungo una foglia o due di alloro che poi toglieremo e poi la safetida, un altro ingrediente importantissimo e molto salutare. Questa è una resina, ce l'abbiamo così in natura, diventa così, quella che si trova in commercio è una polverina gialla, ma usiamo questa che è proprio al naturale, 100%. È un po' come la noce moscata, perché? Perché va usata a pizzichi. Siccome è molto potente ed è una spezia che è importantissima per la digestione, questa cura le peggiori problematiche di digestione. Mi raccomando, da usare con parsimonia a pizzichi. Abbiamo grattugiata, mischiamo, gonfiori addominali, problemi anche di stitichezza, cattiva digestione, queste sono le spezie per il buon funzionamento del nostro motore, nell'intestino. E in più, quando viene digerita, permette alle tossine che si accumulano naturalmente nel corpo di essere espulse con facilità. Allora giriamo bene a fiamma viva,
schiacciando un po'. Le abbiamo lasciate intere perché i pomodori cuocendo rilasciano la propria acqua. Le abbiamo pelati. Voi potete anche facilitarvi se volete pelarli, sbollentarli come si fa anche di solito e tirare via i semini. I semini non vanno mangiati perché molte volte, anche qui di nuovo, abbiamo anche nell'Ayurveda stessa, il pomodoro è un ingrediente che non viene consigliato a tutti. Naturalmente per questo avremo un capitolo a parte, però quello che voglio dirvi è che il pomodoro diventa indigesto se lo mangiamo così, crudo, con la pelle per esempio. Molte persone non riescono a digerire la pelle, così come anche i peperoni. In più il pomodoro si sa che ha un gusto acido e nell'Ayurveda non è un problema se viene preso da una persona che ha bisogno di acidificare o, diciamo così, di aumentare questo tipo di fuoco gastrico, perché l'acido riscalda un attimino il nostro metabolismo, lo aumenta, lo accelera. Perciò lo consigliamo alle persone che hanno un potere digestivo più debole o alternato. Allora, a questo punto, vedete, si riduce in purée, dobbiamo far evaporare tutta l'acqua che viene fuori. Naturalmente questi sono dei bei pomodori, vedete, non c'è tanta acqua all'interno, però il nostro obiettivo è quello di condensarlo, di renderlo una bella salsina, in modo da accompagnare poi quello che andiamo a scegliere. Per finire, mettiamo lo zucchero, 2 cucchiai di zucchero, e poi mettiamo 2 pizzichi di sale. Ok, giriamo, aumentiamo ancora la fiamma per far evaporare e amalgamare bene lo zucchero. In questo caso lo zucchero crea liquido, si liquefa all'interno della pentola, no? E noi dobbiamo aspettare che questo venga evaporato tutto, si restringa, un ristretto di pomodoro, una salsina ristretta. Facciamo in modo che non ci sia più liquido. Naturalmente l'acqua del pomodoro l'abbiamo già tolta estraendo i semi, c'è rimasta solo la polpa, si era addensato totalmente. A questo punto l'abbiamo già spento, mi raccomando, spegnete, quando vedete che si raddensa dovete spegnere la fiamma. Prendiamo la nostra ciotolina, lo versiamo. Ok, allora il nostro chutney di pomodoro si raddenserà ancora un po'. Per il momento, ma solo per il momento, lasciamo tutte le spezie all'interno, ma appena abbiamo la possibilità andremo a togliere l'alloro e i chiodi di garofano e la cannella, altrimenti qualcuno dirà: ma c'è stato spento un sigaro dentro. Questo è da togliere assolutamente prima di servire a tavola. Bene, abbiamo lasciato il nostro formaggio, il nostro paneer. Adesso andiamo a scoprire cosa è successo. L'abbiamo pressato per bene, schiacciato il tempo necessario. Togliamo questo telo, lo prendiamo. Voilà, questa è la nostra forma, la piccola formina di formaggio fresco fatto da noi. Andiamo a togliere un po' i bordini che non sono proprio belli dritti, facciamo un quadrettino. L'importante è per avere dei bei cubetti, insomma. Poi questo non è che lo dobbiamo buttare via, non sono scarti, attenzione. Questa è la nostra formina, un formaggio appena fatto, fresco, si può mangiare immediatamente oppure lasciarlo ancora asciugare per bene. Allora andiamo a tagliare, facciamo dei cubetti, precisione, è veramente un ingrediente che vi darà molte soddisfazioni in casa, ma soprattutto piace a quasi tutti. Naturalmente non bisogna esagerare, è sempre formaggio, non bisogna mangiarlo la sera il formaggio, per esempio, secondo l'Ayurveda, di nuovo, ci dà un'idea di come far funzionare al meglio la nostra vita, e siccome l'Ayurveda è la scienza della vita e del benessere, allora ci dice come prevenire molte problematiche. Se le seguiamo potremo sicuramente vedere gli effetti. Ecco, l'abbiamo
qui il nostro cubetto, somiglia un po' al tofu, o piuttosto il tofu somiglia a questo, perché questo è l'originale, diciamo così. E adesso andiamo a vedere come speziarlo, come aromatizzarlo, per poi aggiungerlo al nostro spuntino del chutney che abbiamo preparato. Dunque qui abbiamo la solita wok, accendiamo, mettiamo il nostro ghee, sempre ricordate è unicamente per poter riscaldare un po' le spezie, anche se qui di spezie non ne mettiamo tante. Questo formaggio miracolosamente non fonde, non si scioglie, perciò si presta ad alte temperature. Lo versiamo delicatamente senza scottarci nella nostra wok. Ok? Inizialmente si attaccheranno un po' insieme, fa niente, poi si separano, li vogliamo. Perché in questo caso ho messo prima il paneer? Perché abbiamo scelto, visto che poi lo abbiniamo con il pomodoro, di non mettere troppe spezie, ma che cosa? Giusto un po' di pepe. Da coprire giusto la superficie. Poi mettiamo l'altro ingrediente miracoloso, questa volta lo vedete nella tipica confezione che si trova in commercio nei negozi indiani di prodotti orientali. La safetida, come vi ricordavo, va usata veramente a pizzichi, altrimenti è troppo forte come sapore, anche l'odore quando andate ad acquistarla. Sentirete che ha un odore che ricorda l'aglio, la cipolla comunque, ma non ha lo stesso, è un ingrediente molto salutare, anche la cipolla e l'aglio, ma questo in particolare. Vedete, comincia già a imbrunire, un pizzico di sale, perché ricordate non abbiamo ancora aggiunto niente all'inizio, e poi mettiamo qui, se qualcuno di voi lo trova, sale di roccia, sale nero, ha un gusto un po' zolfato, ma dà una caratteristica, un sapore particolare. Si può fare un tipo di formaggio così, chi non mangia le uova, come un formaggio strapazzato. Fate la prova. In questo caso potete anche rimpiazzare quei sapori che normalmente vi piacevano e che un'attuale intolleranza può darsi che vi renda tristi, mentre gli altri mangiano di tutto, voi siate lì, questo sì, questo no. Però ricordatevi che tutto si può rimediare. Basta un po' di buona volontà, vi prendete cura della vostra salute, vi fate anche seguire se non sapete come fare e poi vedrete che potete ritornare in pista come nuovi. Come vedete non si sfalda, al di là del fatto che è un po' tenero, ma quello che vi dicevo prima, più lo lasciate e più si presta a questo genere di preparazione qui. Dunque farlo soffriggere, saltare in padella o addirittura friggere nell'olio caldo, quando è l'occorrenza, una festa, oppure utilizzare come uno spiedino attaccato all'interno dei vostri spiedini. Questa cucina che stiamo facendo, non l'ho detto forse all'inizio, ma è una cucina prettamente vegetariana, anche perché io cucino da tanto tempo e sono rimasto sulla scia del vegetarianesimo in sé. Finiamo questa cottura, dobbiamo averli più o meno tutti così, da tutti i lati, almeno la parte, due pezzi così, vedete? In modo che diventano belli croccanti. La cucina è un'orchestra, il cuoco diventa un direttore di orchestra in sinfonie aromatiche. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo essere esperti a dirigere tutte le varie parti del concerto, tenendo bene in mente che chi ascolta o chi assaggerà questo cibo sentirà la nostra passione, la nostra bravura o quello che noi vogliamo trasmettere. In questo caso abbiamo detto vogliamo trasmettere pace, salute, benessere. Il cibo come una buona occasione di meditazione. Lo versiamo nella nostra ciotolina. Ricordiamoci sempre che l'aspetto visivo è importante. Se c'è un posto dove non bisogna risparmiare è in cucina. Non andate a prendere cose vecchie e sicuramente non mangiate cibo che è avanzato per più di 2 giorni. Perché secondo l'Ayurveda diventa tossico e in un modo o nell'altro viene considerato cibo morto. Semplicemente morto in che senso? L'energia vitale che fluisce all'interno del cibo è ottimale per qualche tempo, dopodiché scade. Perciò è importante che noi non conserviamo troppo a lungo i cibi, cuciniamo le quantità giuste e non andiamo
a mangiare continuamente cose riscaldate. Eccoci qua. Allora, abbiamo lavorato bene, sicuramente siamo soddisfatti di noi, ci siamo presi cura di queste preparazioni, le abbiamo assemblate. Adesso andiamo a vedere il risultato finale. Vediamo qua, allora abbiamo il nostro panir nella ciotolina, saltato in padella, poi abbiamo il nostro chutney che intanto si è un po' raffreddato, qui abbiamo il nostro yogurt tenuto in frigo, che a questo punto mettiamo tutto, assembliamo, impiattiamo, diciamo così, questo piccolo snack, questo spuntino vegetariano ayurvedico per le nostre serate estive o quando c'è qualche piccolo languorino così. Allora, versiamo la quantità che desideriamo, poi sta a voi gestire l'impiattamento come lo volete presentare, in che ciotoline. Prendiamo il nostro chutney che nel frattempo abbiamo ripulito, fra virgolette, di quello che erano le foglie di alloro, i chiodi di garofano e il pezzettino di cannella. Poi, passando alla nostra bevanda estiva, il nostro lassi, lo togliamo dal frigo, naturalmente un po' prima, non servitelo freddissimo perché sennò blocca la digestione. Le cose fredde vanno bandite o bere troppo. Comunque, in questo caso, siamo in estate, fa caldo, lo abbiamo raffreddato un po' nel frigo, adesso lo facciamo rinvenire un po' in modo che tutti gli ingredienti che si depositano e lo versiamo nel nostro bicchierino. E voilà, pronto il nostro stuzzichino di questa giornata. È una cucina impegnativa, ma dà grandi soddisfazioni. E sicuramente quando avremo finito di preparare, potremo dire: ho fatto una seduta di cucina meditativa, consapevole. Perciò il mio augurio, lasciandovi questa piccola ricetta con grandi qualità benefiche per il corpo e il nostro organismo in generale, vi darà gioia e soddisfazione, vi aprirà altre porte. I nostri sensi cominceranno forse un po' a reclamare inizialmente perché non è abituato, ma alla fine avranno fatto una bella esperienza. Me lo auguro di tutto cuore e vi saluto in questo momento e vi lascio alla prossima. Grazie mille.